Qui bisogna farsi coraggio ed affrontare di petto l'emergenza. Deve avere sicuramente pensato così il dottor Pietro Severo Micheli, da 40 anni medico di base di Orzi Nuovi, quando il 25 febbraio ha riscontrato per la prima volta i sintomi del coronavirus in un suo paziente. Da quel giorno la sua vita, come quella di tutti noi, è cambiata, stravolta dalla violenza del virus che in quel comune della Bassa Bresciana è scoppiato, creando il primo focolaio della provincia. Uno tsunami che al 20 di aprile, secondo i dati diffusi da ATS, ha contagiato 193 persone e provocato 56 vittime. Anche se i numeri reali sono molto più alti, gli operatori sanitari in questa emergenza sono in prima linea e c'è chi, come il dottor Micheli, ha fatto di più. Armato di tuta, mascherina, guanti e occhiali, a bordo della sua Panda, non ha mai smesso di visitare i propri pazienti a domicilio. Una scelta che gli ha permesso di curare da casa un centinaio di uomini e donne, giovani e anziani, evitando di stressare ulteriormente il 112 e il pronto soccorso, e soprattutto di salvare vite. Non vuole essere chiamato eroe, però, perché la paura c'è ed è tanta, ma la dedizione per il suo lavoro è maggiore. Dottor Micheli, come inizia la sua giornata? Nei giorni in cui che sono dedicati alle visite domiciliari dei pazienti di Covid-19 o sospetti per esserlo, comincio a quest'ora fra le 8:30 alle 9, faccio qualcosa in ambulatorio e poi comincio il giro e vado a casa dei pazienti che o in cura. Ho visto che sono riuscito a con questo sistema di controllo e di presenza regolare o comunque garantita nei limiti delle mie possibilità. All'inizio, come tutti, sono andato senza protezioni, mi è andata bene. Andando poi dopo con protezioni, sono certo di aver dato un grande vantaggio a tutti i miei pazienti, che hanno visto sempre il mio arrivo come una garanzia di sicurezza e di protezione. Ho un riscontro anche di una minore mortalità, ho fatto i miei conti nel periodo, ma molto minore, anche inferiore alla metà della mortalità del resto della popolazione. Io ho 1500 assistiti, c'erano più di 100 casi, almeno sintomatici, no? Ecco. 26 di questi sono andati in pronto soccorso, sono stati mandati da me. 5 miei pazienti sono morti e questi sono circa lo 0,3% della mia popolazione di assistiti. Adesso la situazione si sta calmando, cioè meno casi, l'incidenza è molto, molto, molto scarsa, cioè i casi nuovi non ci sono. Ci sono casi vecchi che stentano a risolversi, che hanno bisogno ancora di essere seguiti, e comunque io nell'impossibilità di avere il tampone non li seguiamo, li teniamo il più possibile, perché il tampone qui in Lombardia lo fa solo chi va al pronto soccorso. La sua scelta di andare a visitare a domicilio anche oltre, nel senso, all'inizio, come ha detto lei, tutti uscivano. Poi adesso invece qualcuno ha deciso di non uscire dallo studio per le motivazioni che possono essere valide, possono essere comprensibili, ma immagino che sia molto diverso fare una diagnosi al telefono piuttosto che vedere il paziente dal vivo, come lei sta facendo. Le faccio io una domanda? Lei ha paura? Io sì, anche anch'io, lei immagino. Uguale. Tutti abbiamo paura, tutti, a meno che siamo folli, non vogliamo affrontare esperienze che ci mettono a rischio la salute, la vita, la validità. E anch'io ho paura, come vedete, non sono nudo, poi ecco. E però, come disse Borsellino, chi ha paura muore tutti i giorni, pressa poco così. Ma la paura me la faccio passare, è il momento di proteggersi, certamente, e di agire. Perché? Perché, e sono sicuro, a parte la soddisfazione, comunque
il conforto che si dà alle persone, i numeri che ho io premiano il mio impegno. E io ho una popolazione piuttosto anziana. Qui bisogna darsi coraggio e affrontare la cosa. Peraltro, se io medico delego agli infermieri, ai volontari, ai farmacisti, c'è tutto un impegno nel territorio che è di tutti in questa emergenza. Questo è il momento in cui il medico di famiglia potrebbe dimostrare il grandissimo valore della nostra professione. Dedizione alle persone che fa parte dell'atteggiamento che si deve avere. Il nostro eroe. Chi è Salvini? Eroe. E via. Per me sì, no. Io glielo dico, sì. A me ha fatto un sacco di piacere. Tutte le persone che... Anche il papà di una mia carissima amica, non di Orzinuovi, a calcio, gli ho detto, dottore, mi serve un grosso piacere, deve andare. È partito. Grande. Adesso andiamo meglio però, eh? Sì. Perché è così importante la visita a domicilio? Ribadiamolo. La visita a domicilio è importante perché prima di tutto si valuta a occhio, entrando, vedendo la persona, si valuta la gravità. Secondo, si possono attuare dei provvedimenti diagnostici, si può misurare la saturazione di ossigeno con uno strumentino che ho lì nella borsa, che è applicato sul dito, che conoscono tutti, in pochi secondi dice quanto l'apparato respiratorio riesce, e circolatorio riescono a ossigenare il sangue. Siccome il problema più grave che dà questa sindrome, questa malattia da coronavirus, è l'insufficienza respiratoria, proprio per l'invasione del polmone da parte del virus. Quindi vedere che una persona ha poca febbre o neppure, ha una saturazione buona, 97-98%, e non è sfinito, non è completamente atterrato e astenico per colpa del virus, consente di dire questa persona può restare a casa, questa persona quasi sicuramente ha il virus che attualmente epidemiologicamente è responsabile della quasi totalità delle forme infettive. E cosa faccio? Lo mando in pronto soccorso solo per fare una valutazione del tampone e avere un risultato positivo? No, questo è sicuramente positivo. Non lo muovo, resta a casa, andrò a vederlo nei prossimi giorni, risponderò al telefono se per caso i familiari o lui stesso vede che si aggrava. Entrare in una casa e vedere il sollievo che si dà anche in una situazione che può essere grave, dà così una gratificazione al medico, a chi lo fa, e poi è confortata dai dati, dai numeri dei decessi. Signor Pierangelo, come va adesso? Va molto meglio, guardai un po' giorno per giorno. Il mio angelo mi ha detto che devo stare a letto perché sennò mi va sulla febbre, però stando a letto, come dice lui, la febbre non c'è. E da quanto tempo non sta bene? Io non sto bene, ho cominciato l'8 di marzo, ho fatto 10 giorni a casa, curato sapientemente da lui, ma poi non respiravo più.
Da sopra in piano sto riacquistando grazie a loro due. Più a lui. Marlene. Lei mi fa i pranzi, lui fa tutto il resto. Perché lui veniva, portava la medicina, mi guardava, mi incitava. Anche psicologicamente. Anche psicologicamente, molto, molto, molto. Perché ricordiamolo che Orzi Nuovi è considerato il focolaio bresciano. Sì, sì, abbiamo avuto, io ho la prima esperienza di più contatto del 25 febbraio, il caso numero uno, quello di Codogno, è del 21 febbraio, questa persona stava già male da qualche giorno, almeno 4-5 giorni, era arrivato già il virus, anche quando si parla di chiusura, era già chiuso Codogno, però era già scappato. Qual è che opinione si è fatto per la sua esperienza di queste limitazioni che sono in atto? Sono valide, servono? Cosa servirebbe per arginare un po' il problema? Cioè, chiudere tutto indiscriminatamente, multando chi viene trovato, non lo so, è stato fatto. E effettivamente noi abbiamo a Orzi Nuovi, abbiamo una riduzione di nuovi casi, cioè l'incidenza è ridottissima rispetto al mese di marzo, adesso con aprile man mano si è ridotta, per cui ha funzionato questa cosa, ma forse un modo, diciamo, più intelligente, più dosato a seconda delle attività, a seconda dei ruoli, forse avrebbe avuto lo stesso risultato. Sicuramente il blocco totale ci consente di tirare il fiato, di respirare. Io nel mese di marzo facevo anche 12 di queste visite in una mattinata, oggi ne faccio 4-5. Signora Miriam, vuole raccontarci un po' quello che è successo? Noi siamo stati a contatto con una persona che purtroppo adesso è deceduta e qualche giorno prima, e abbiamo iniziato subito a star poco bene e abbiamo chiamato il dottore e ci ha confermato quello che avevamo, ecco. Com'è lui stato? Lui è iniziato un po' dopo, ha iniziato, però lui è stato peggio di me, però lui ha avuto, come sempre, gli uomini stanno peggio delle donne. Ecco, signor Angelo, ci racconta un po' anche lei che sintomi ha avuto, come ha passato. Io ho cominciato, diciamo, alla fine di febbraio, abbiamo fatto ste cena con ste amico l'ultimo sabato del mese di febbraio e nei primi di marzo mi sentivo stanco, non stavo bene, ho chiamato febbre a 38,5. E ho chiamato il dottor Micheli, mi ha detto che poteva curarmi qua perché respiravo, non avevo il problema di respirazione, però tutti i giorni era qua, mi ha fatto una cinquantina di pellicelline. Però è qua a raccontarcelo. Sì, sì. Però sono qua, se non c'era, però dobbiamo se non ringraziare c'era il dottore, perché lui è sempre stato costante nel venire e anche quando lo chiamavamo è sempre venuto subito. Qual è la vostra speranza? Di migliorare ancora di più e riprenderci come prima, ecco. Che questo virus venga debellato, questo virus, e si ritorni ancora alla vita normale. Sarà difficile, però. Invece per quanto tamponi, riguarda tamponi, in Lombardia sono a disposizione dei pronto soccorsi. La scelta credo che sia insufficiente. Ecco, io per tutti i miei casi che ho tenuto a casa, questi sono diagnosticati, tutti gli altri, di tutti gli altri non ho ancora finito perché sono impegnatissimo di fare le segnalazioni di malattia infettiva.
spero che siano poi la base per decidere chi mettere in testa nell'esecuzione di tamponi quando saranno disponibili in un modo più diffuso. L'esame sierologico, so che c'è una disponibilità di un esame sierologico fatto anche soltanto sul sangue intero capillare, fatto bucando il dito, non ne conosco la validità. Siamo in attesa di avere la possibilità di mandare la gente in laboratorio a fare una valutazione della sierologia per questa malattia. Questo probabilmente sarà il passo successivo, io credo nel mio piccolo, non sono un virologo, non sono un epidemiologo, sono un povero medico di campagna. Lei nei casi che sta curando a casa, qual è la cura? La cura? Con i farmaci, il protocollo, se è possibile applicarlo perché non ci sono allergie, uso l'idrossiclorochina, il plaquenil e la azitromicina, un antibiotico di uso comunissimo. Il plaquenil era di uso molto limitato perché aveva delle indicazioni così e funziona. Cioè, nel mio piccolo vedo che stanno meglio, applico questo protocollo. In tanti casi aggiungo anche del cortisone. E io ho tante persone che stanno guarendo, che sono guarite, che stanno bene. In questi giorni drammatici, in cui a prevalere il distanziamento sociale, l'esempio del dottor Micheli ha dimostrato come la presenza fisica e una parola di conforto, un dai che ce la fai, abbiano aiutato ad affrontare con meno timore una situazione alla quale nessuno era preparato, come ci racconta Samuela, giovane direttrice di un'azienda di software che da Barcellona, dove vive, è rientrata di corsa ad Orzinuovi quando ha saputo dell'aggravamento della situazione del papà. Anche lei ha contratto il Covid-19 ed è stata adottata come paziente dal dottor Micheli. Un giorno mi sono spaventata perché ho fatto tre rampe di scale per andare a buttare la spazzatura e ho avuto un fiatone per quasi 10 minuti, che non è da me perché io comunque sono una persona che corre, cammina, fa sport, quindi mi sono proprio spaventata, mi sono resa conto di essere molto debole. E allora ho chiamato la mia stessa amica che mi ha aiutato all'inizio, Maria Rosa, e lei mi ha detto: prova, chiama questo medico, io lo conosco per via appunto della Croce Verde, e mi ha detto: lui sta visitando anche a pazienti non suoi e senti se è disponibile. Io l'ho chiamato e è stato molto carino, perché anziché appunto sentirmi dire no, è stress, vai avanti, aspetta che passa, innanzitutto mi ha ascoltato, mi ha tranquillizzato, mi ha detto che mi capiva, che capiva la situazione, mi ha proprio fatto sentire come abbiamo trovato la soluzione, e questo per me è stato veramente importante. E poi mi ha anche detto alla fine: vengo a visitarti. E io sono rimasta sbalordita, perché comunque io non sto bene, ma non sono comunque un caso grave, e il fatto che lui abbia deciso di dedicarmi una visita del tempo quando magari ci sono persone più gravi di me, cioè, mi ha fatto molto piacere. Ha un'empatia che secondo me pochi medici hanno e dovrebbero avere. Io ho ancora la febbre e ovviamente questo significa che la sera sono sempre un po' spossata, a volte ho un po' di giramenti di testa, però sto molto meglio da 10 giorni a questa parte. Mia mamma sta bene, è sempre stata pressoché asintomatica, ha solo perso gusto e olfatto per una settimana, e mio papà sta bene, ha rifatto il tampone e è negativo adesso, quindi stanno bene. Dottore, ritornando a quel 25 febbraio, il giorno in cui lei ha preso consapevolezza che il coronavirus era arrivato anche ad Orzinuovi tra i suoi pazienti, che cosa ha pensato? È 40 anni che appunto faccio questo lavoro e ho sempre pensato: cosa succederà quella volta che si ammalano tutti 1500 insieme? E questa è l'emergenza più catastrofica che nella mia professione ho dovuto affrontare io e tutti gli altri miei colleghi. Però di fronte a una situazione del genere è necessario tirar fuori tutta la propria forza, tutta la propria disponibilità. Ecco, si va con prudenza e si fa il proprio lavoro. Quindi davvero una situazione questa che forse
ha trovato tanta gente impreparata perché era stata passata come una banale influenza, ma mai pensato? Se questa dichiarazione è stata gravissima, perché comunque non si poteva dire questo pubblicamente e diffonderlo. La situazione si è rapidamente dimostrata in tutta la sua gravità, la velocità della diffusione del virus e la violenza anche con cui colpisce certe persone più fragili o comunque anche persone che stanno bene. Tutte le esperienze lasciano qualcosa, questa che cosa ci lascerà? Speriamo di riuscire a riallacciare la nostra rete di amicizie, di conoscenze, di rapporti, che si riesca a ritornare a una vita che sarà un po' più, che porterà la cicatrice, ma rifunzionerà. Thank you.